Ad accogliere il visitatore questa terrazza multicolore a 250-300 metri sul mare è il Giardino Botanico di Madeira, un vero gioiello. Contiene più di 3.000 piante esotiche ed è unica nel suo genere perché mantiene in vita anche piante che sono in via di estinzione o che sono già estinte in paesi più diffusi nel mondo. Si arriva anche attraverso la funivia che si congiunge con Monte, un'altra attrazione turistica di Funchal e di Madeira. Questo giardino, oggi patrimonio pubblico a disposizione di tutti i cittadini, fu voluto nel 1881 dalla famiglia Reid come giardino privato. E da questo angolo pieno di piante decorative si arriva anche allo spazio dedicato alle piante grasse, quelle piante che vivono in zone semidesertiche o desertiche. L'attuale assetto dell'orto botanico lo si deve a Rui Vieira, l'ingegnere agronomo con la passione ovviamente delle piante. Un luogo da non perdere.